Vittorio Arrigoni è il oltre a essere stato un militante e un attivista, ha lasciato un'indicazione di pensiero che significa presa di coscienza e attivazione di una visione del mondo che si centra sull'universalità dello statuto umano. Quel restiamo umani che lui ha gettato è un'indicazione poderosa che chiama tutti a ricordarsi qual è il senso della condizione dell'essere umano. È l'universalità. Quindi l'essere umano che non riconosce all'altro essere umano e lo stesso statuto che riconosce a se stesso è come se negasse a se stesso la più preziosa incarnazione dell'identità essere umano, che è quello proprio della fratellanza universale. Questo è il grande problema che noi continuiamo a avere, ci riempiamo la bocca con i diritti qua e i diritti di là, oramai i diritti sono scorze vuote, è solo la retorica dei diritti. Finché noi non capiamo che, lo diceva lo ripeto con le parole di un brillante genetista e della scuola del nostro grandissimo Cavalli Sforza, che diceva: quando i nazisti e tutti i teorici del razzismo hanno voluto stabilire differenze fra gli uomini sulla base di razze, sono arrivati 40.000 anni in ritardo, perché da 40.000 anni la Terra è popolata da un solo essere umano, l'Homo sapiens sapiens africanus. Noi tutti discendiamo da lì, nessuno escluso. Quindi non è solo un pronunciamento etico, diciamo un'idea delle anime belle, gli uomini sono tutti fratelli, è un fatto. Chi va contro questo fatto è come se volesse distruggere l'umanità. Allora questo restiamo umani significa ricordiamoci chi siamo. C'era anche la H che diceva: proveniamo tutti dalle stelle, quindi siamo tutti fratelli. Lo siamo de facto, no perché io sono un'anima bella che lo dico. Di fatto. È un fatto. C'è una cosa molto divertente, ve la racconto. I cinesi, alcuni scienziati cinesi hanno voluto provare a dimostrare che tutti gli esseri umani discendevano dall'Africanus sapiens sapiens, ma invece che i cinesi no, che i cinesi discendevano da un habilis diverso. Hanno fatto ricerche per anni, un loro grandissimo scienziato ha fatto uno screening di 12.500 DNA presi in ogni angolo della Cina e confrontati col DNA di un teschio di questo habilis. Bene, non ce n'era uno che era in relazione con l'habilis, tutti erano sapiens sapiens africanus. Allora hanno intervistato questo grande genetista cinese e ha detto: certo sarà stato un bello schiaffo per lei. Lui ha fatto un grande sorriso e ha risposto: ma no, in fondo non è bello sapere che veniamo tutti dalla stessa origine, dopo anni di ricerca. In realtà è meraviglioso.